Solo per dare un concretezza ad alcune cose, perché ho letto la chat e delle osservazioni che fate. Allora, noi abbiamo, immaginiamo un attimo, credo che siamo più o meno tutti del territorio vesuviano, campano, o sbaglio? No, c'è anche, no, c'è tutta Italia. Ah, c'è tutta Italia. Ok, allora faccio degli esempi perché compri. Faccio degli esempi per comprendere, scusate, faccio degli esempi per comprenderci. Immaginiamo delle, bene, vedo Milano, Friuli, provincia di Torino, fantastico. Ancora meglio così ci capiamo. Allora, immaginate, ognuno sul vostro territorio avrà un teatro, avrà un cinema, avrà un ente culturale, una fondazione, che magari ha delle ville, ha delle strutture. Ora è il tempo che, se vogliamo riuscire a fare qualcosa di innovativo, che tutte queste fantastiche, proprio tutte le città del paese, è il tempo che queste realtà possano già da adesso iniziare a pensare di programmare delle attività che siano nel corso dell'anno scolastico. Cioè, un teatro, una fondazione può proporre alle scuole un percorso strutturale attraverso i propri spazi per garantire un supporto in più alla scuola che inizia a settembre, e quindi garantire che anche lo spazio per gruppi più ampi, anche attività differenti. Magari sarà più necessario nel prossimo anno dedicarci a arte, musica, letteratura in determinati spazi, e magari biologia, scienze in parchi all'aperto dove sarà possibile, o in strutture chiuse dove non sarà possibile all'aperto. Cioè, quindi e si deve mettere in moto in questo momento, secondo me, un processo di collaborazione spinta da parte di tutti questi enti. Io immagino che un buon lavoro lo possono fare i sindaci, se li investiamo di un impegno in tal senso, e poi tutte le reti che vanno a costituirsi in spazi e in forze aggiuntive del territorio. Sì, l'aspetto relazionale, come ho letto anche da alcuni messaggi, è molto importante, e quindi sarà forse un anno scolastico in cui si dovrà investire molto di più in relazione. Io sono stato autore dell'emendamento sull'intelligenza emotiva, che è passata nella legge sul bullismo e cyberbullismo, per investire in questo settore, soprattutto nella formazione. In legge di bilancio ci sono 13 milioni in questo capitolo. Io spero che siano investiti molto nell'intelligenza emotiva, e quindi di spingere anche su questa competenza importante, che diventerà sempre più strategica nel corso degli anni. Quindi spero di aver risposto, diciamo, a parte la gaffe iniziale, di aver risposto a tutte le domande che più o meno mi avete segnalato in chat. Rimane quella dell'organico. L'organico, c'è già una prima misura nel decreto di lancio di un organico aggiuntivo di emergenza, ma è chiaro che va strutturato, e dobbiamo accompagnare quello che sarà necessariamente una transizione, cioè una transizione dal modello che abbiamo ad un modello più espanso, sia in termini di organico, di spazi, di risorse, che dovrà nascere per affrontare, diciamo, un distanziamento che ne avevamo anche bisogno, al di là dell'aspetto sanitario. Ma noi avevamo bisogno di uno spazio vitale per ogni singolo studente maggiore, che di quello che è stato messo fino adesso, perché era semplicemente una logica economicista in cui si diceva: facciamo uno spazio in cui mettiamo quante più persone possibile, così risparmiamo.
Cioè, adesso ci riprendiamo in qualche modo, causa virus, uno spazio vitale che sarà necessario per rendere molto più costruttiva tutta la crescita e la scoperta dei talenti di tutti i nostri ragazzi e bambini e la costruzione delle generazioni del futuro e del domani. Spero di aver dato. Grazie a tutti.